loro viaggio prosegue in uno dei territori più belli ed affascinanti della Toscana, la Val d'Orcia, lungo la ferrovia lunga 51 km che da Asciano porta a Monte Antico. Territorio decretato nel 2004 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Terre caratterizzate da calanchi dall'aspetto lunare, da colline vitivinicole del famosissimo Brunello di Montalcino, dalle dure crete senesi fino alle pendici settentrionali del Monte Amiata. La ferrovia della Val d'Orcia è tutto questo e collega appunto la stazione di Asciano, posta sulla linea Empoli-Siena-Chiusi, a quella di Monte Antico in provincia di Grosseto, che si congiunge alla tratta ferroviaria ancora attiva Siena-Grosseto via Buonconvento. La Asciano-Monte Antico è pensata negli anni 50 del 1800 per collegare Siena a Grosseto attraversando l'interno della Toscana lungo le valli del fiume Asso e del fiume Orcia, territori importanti dal punto di vista agricolo e soprattutto minerario. La linea fu aperta a tratti tra il 1865 e il 1872 e durante la Seconda Guerra Mondiale subì gravi danneggiamenti che ne causarono la chiusura per diversi anni. La dismissione poi delle miniere, dell'attività estrattiva, lo sviluppo del trasporto su gomma e la concorrenza della linea ferroviaria più breve e diretta, la Siena-Grosseto via Buonconvento, causarono il declino del traffico sulla ferrovia della Val d'Orcia, che con varie successive vicissitudini portò alla chiusura del servizio passeggeri il 27 settembre del 1994. Dal 1996, uno dei primi esperimenti di servizio turistico italiano, la ferrovia della Val d'Orcia è appunto utilizzata per il trasporto turistico. Grazie all'idea di appassionati e di comuni del bacino senese che non vollero che questa meravigliosa ferrovia sfuggisse ai traffici e soprattutto andasse in declino. Nel 2014, un anno dopo la nascita della Fondazione Ferrovie dello Stato, quest'ultima rileva il servizio turistico da Trenitalia e oggi è curiosamente la linea ferroviaria turistica che vede la prevalenza assoluta di corse con trazione a vapore. Gli appassionati di questo sistema meraviglioso di trazione possono godere delle imponenti sbuffate delle locomotive 685, 741, 625, 640. Potremmo dire che tutti i gruppi in funzione oggi nel parco storico della Fondazione FS hanno solcato i binari della ferrovia della Val d'Orcia.